esce fuori dalla competizione di Coppa Italia contro il Nardò per una rete a zero. I ragazzi di Mister Arleo questa volta non riescono a portare un risultato positivo e arriva così la prima sconfitta stagionale in gara ufficiale. Primo tempo senza grosse emozioni, gli ospiti più in partita si rendono pericolosi con una conclusione velenosa di Capristo, Coglioime che para. Poi nulla, come sempre dopo un primo tempo nullo le emozioni arrivano nella ripresa e il Picerno subito colpisce il palo con Conte dalla distanza. Passa qualche minuto ed Esposito centra la traversa di testa, la palla resta sulla linea di porta con nessuno che ne approfitta e con Mirarco che para. E nel momento migliore del Picerno arriva il gol ospite con Palmisano che con un piattone batte da distanza ravvicinata Ioime. Il Picerno si butta avanti per cercare un pareggio che non arriva, recriminando nei minuti finali per un atterramento di boia in aria con l'arbitro che distribuisce il cartellino giallo al giocatore. Finisce 1-0 per il Nardò con il Picerno che esce dalla competizione.